Salve a tutti, ragazzi. Anche questo quarto anno è terminato. Mi sembra giusto tirare le somme di questi 9 mesi intensissimi. Come tutti sanno, il quarto anno non solo è difficile perché si tratta comunque di un liceo scientifico, ma soprattutto in quanto preparatorio al quinto anno. L'anno prossimo dovremo dare tutti il massimo, insieme. Perché saranno i 10 mesi più importanti delle nostre vite, quelli del dentro o fuori. L'esame non deve essere un tabù, ma un obiettivo da raggiungere. Non deve spaventarci, ma deve fortificarci. Dobbiamo considerarlo una possibilità di dimostrare il nostro valore, non qualcosa che deve spezzarci le gambe. Per superare lo scoglio dell'anno prossimo, è necessaria la comunione di intenti di tutti. A chi ha sempre viaggiato su medie considerevoli, faccio i complimenti, perché non solo siete il nostro orgoglio, ma anche il nostro punto di riferimento, attorno al quale tutti dobbiamo unirci. Faccio i complimenti anche a chi ha viaggiato invece su medie sicure, dimostrando per tutto l'anno una certa costanza di rendimento che è invidiabile e vi fa sicuramente onore. Faccio un grande in bocca al lupo a chi invece avrà il debito. Non bisogna considerarlo come un neo, ma come un'ulteriore opportunità di migliorarsi. Ovviamente è inutile e scontato dirvi che, nei momenti di necessità, riceverete sempre il sostegno di tutti noi, come facciamo da 4 anni. Siamo una famiglia e come tale dobbiamo unirci nel momento del bisogno. Ma proprio come una famiglia vi dico che i litigi, anche accesi, anche forti, sono fisiologici. Non devono essere concepiti come elementi di rottura, ma come possibilità di conoscerci meglio e come opportunità di rafforzare la nostra coesione. Sembra strano, lo so, ma è così. Molti rapporti interpersonali sono stati minati, ma da persone mature, civili ed intellettualmente oneste e pragmatiche, dobbiamo essere capaci di mettere le divisioni alle nostre spalle, comportandoci meglio non solo nei confronti dei professori, ma soprattutto tra di noi. Quest'anno, dopo un anno di relativa stabilità, abbiamo permesso che le nostre differenze danneggiassero il nostro rapporto. Abbiamo sbagliato tutti. Qualcuno poi ha contribuito ad infiammare gli animi ulteriormente, fornendo versioni distorte della realtà. Ma nonostante questo, vi dico di rimanere uniti, tutti uniti. L'anno prossimo è troppo importante ed è inutile rimanere dietro queste stupidaggini. Dobbiamo essere pragmatici ed obiettivi, tutti insieme. Dal punto di vista comportamentale ci sono stati degli errori, ma la situazione è recuperabile e tutti devono partecipare a questa ricostruzione, che io credo che in parte sia già iniziata quest'anno. Il prossimo sarà il nostro ultimo anno insieme. Cerchiamo di godercelo. Ricordo poi che questa è la nostra ultima estate libera. Dopo il liceo, infatti, ci sarà l'università o il lavoro. Dall'anno prossimo, quindi, le estati si accorceranno drasticamente. Quindi l'unica cosa da fare è mangiarsela. Le elezioni europee non solo hanno dimostrato che sempre più persone si stanno riappassionando alla politica, con l'aumento di affluenza in molti paesi, ma soprattutto un'attenzione maggiore verso la tutela dell'ambiente, con l'affermazione dei verdi in quasi tutte le nazioni. Questa è l'età giusta per riflettere sulle tematiche legate allo sviluppo sostenibile e al riscaldamento globale. Nel nostro piccolo, già stiamo da un anno contribuendo alla tutela del territorio grazie alla raccolta differenziata. Sembra una cosa banale e scontata, ma non lo è.
abbiamo l'obbligo di essere attenti alla politica, a maggior ragione in questo periodo, in cui l'Italia si è riscoperta purtroppo leghista e salviniana. Noi giovani di oggi ed adulti di domani abbiamo il compito di ripulire il paese dalla propaganda del ministro dell'interno, che sta facendo solo guai. In ultima istanza voglio ricordare che da prassi, dall'8 giugno io e Claudia, mia cotitolare che ringrazio per il lavoro svolto insieme, saremo dimissionari e così ci presenteremo all'assemblea di ottobre. Ciò non vuol dire che non ricopriremo il nostro ruolo, anzi, noi ci saremo sempre per qualsiasi evenienza. Il vero rappresentante non va mai in ferie. Per ciò che riguarda più specificatamente me, posso dirvi che mi ricandiderò. E non è una scelta facile, ma estremamente sentita e difficile. Ringrazio poi non solo Claudia, ma anche tutti i rappresentanti con cui ho avuto la possibilità di confrontarmi quest'anno. In particolare mi rivolgo ai rappresentanti della Quarta G, Stefano Romani e Chiara Garzilli, per la visita culturale svolta insieme a marzo presso le associazioni di volontariato della sanità. Grazie ancora a tutti e buone vacanze.